Benvenuti su AutoPress, ciao, sono Simone e oggi parliamo di Mazda RX-7. A parlare di Mazda RX-7 dobbiamo però parlare non di una sola vettura ma di tre generazioni, sì, perché la storia parte dagli anni 70 in quel del Giappone. Quando i giapponesi decisero di rilevare dai tedeschi il famoso progetto del motore rotativo, con il quale i tedeschi non erano riusciti a creare niente di interessante, mentre loro avevano delle belle idee. All'inizio non era questo mostro di potenza, aveva sì il motore rotativo, però aveva solo una manciata di cavalli, un centinaio, però era talmente leggera che andava fortissimo, già dai primissimi esemplari. Era subito apprezzata per la sua guida molto divertente. Quelli della Mazda decisero sì per uno stile più compatto rispetto magari ad altri, però a livello proprio di design puntarono più su un qualcosa di europeo rispetto a un qualcosa di americano-giapponese, come facevano molti altri invece nella sollevante in quel periodo. Si ispirarono principalmente al concetto della Porsche 924, di cui abbiamo parlato nell'altro video, di cui vi lascio poi il link in descrizione. Sì, si ispirarono molto per la linea. Meno per quanto riguarda poi invece alcune soluzioni tecniche. Parlando di Porsche 924, ricorderemo che anche lei aveva questo lunotto dietro molto grande, molto avvolgente, però quello del Porsche era molto molto costoso. Perché? Beh, perché era un pezzo unico. Mentre invece questo qua che si inventarono i nostri amici di Mazda era davvero molto simile, ma era diviso furbescamente in tre pezzettini per rendere tutto più economico. La trazione posteriore poi appunto la rendeva divertente. Sempre parlando a livello tecnico, abbiamo un motore che, anche se piccolino, comunque era arretrato, molto centrale, quindi comunque anche se il peso era contenuto riusciva a essere anche in una posizione davvero ottima all'interno della struttura dell'auto. E la distribuzione dei pesi così ne risultava proprio un 50-50, ottimale, quindi davvero un equilibrio perfetto. E in Giappone, quando è arrivata questa vettura, andava a sostituirne una precedente che era la Savanna RX3. Si unì in quei tempi anche agli altri modelli fatti con rotativo che erano chiamati Cosmo. Capoprogettista Mazda si chiamava Masataro Maeda e poi aveva anche poi un figlio, Ikuo, che avrebbe poi continuato con i progetti di Mazda come Mazda 2 e la RX8. Man mano che andava avanti il tempo, ci furono anche nuovi affinamenti come l'aumento della potenza del motore che arrivò a 115 cavalli e i quattro freni a disco di serie. La prima serie ha venduto parecchio, si parla di oltre 470.000 esemplari. Ecco, una cosa interessante è parlare proprio dello sviluppo del progetto Mazda RX-7. Perché? Perché i giapponesi non si limitarono a copiare quello che faceva magari Porsche a livello di stile. Ma anzi, andarono anche sul posto, quindi andarono per lo più in America, Nord America, a studiare quelli che la compravano e volevano da loro dei feedback per capire cosa piaceva, cosa era da migliorare. Quindi hanno continuato davvero uno sviluppo su questa vettura pazzesco, continuavano a migliorarla e andare sempre più incontro a quelle che erano le richieste del mercato americano. Nell'80 la Mazda introdusse anche una produzione limitata di modelli che erano solo per il Nord America e si chiamavano Leather Sport Models. Avevano dei pacchetti dedicati e piacquero parecchio negli USA. L'auto, come dicevamo, vide ben tre generazioni, evolvendosi davvero con grande successo e grande carisma. La prima era quella del 78, quindi fine anni 70, e si concluse nell'85. La seconda si vide evolvere dall'85 fino poi al 92. Questa seconda serie aveva un motore rotativo più grande per avere quindi ovviamente più potenza. Era un 1.3 aspirato e poi molte altre soluzioni sia originali che anche ancora con un occhio alla Porsche con questo secondo momento alla 944. Akio Uchiyama è lui, è lo stilista Mazda che era la guida degli ingegneri che dovevano davvero trovare la giusta formula per creare una vettura, questa RX-7, capace di stregare tutti gli europei, gli americani, ma ovviamente anche i giapponesi. In primo luogo gli americani, certo, perché era il mercato principale all'epoca per questa vettura, e ci riuscì senz'altro, perché questa seconda serie fu prodotta in quasi 300.000 esemplari,
Questa seconda vettura non doveva essere solo sportiva, ma doveva essere una sport tourer. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente doveva anche essere comoda, in sostanza, doveva avere quegli optional che aumentassero il comfort, doveva essere pratica, poteva essere usata dalle famiglie normalmente, oltre che per un uso sportivo, certo, ma anche per un uso quotidiano che la potesse far apprezzare davvero da tutti. Questa seconda versione vide finalmente l'introduzione del turbo, quindi davvero un cambio di passo e soprattutto un cambio di potenza, per chi si ricorda, insomma, ci fu un notevole aumento di cavalli. E il primo motore che montava era un aspirato da 146 cavalli o un sovralimentato poi da 182. Nell'89, presentata la versione rivista, quindi l'aspirato raggiunge i 160 cavalli, mentre poi la sovralimentata arriva a 200. In Italia la versione denominata Turbo 2 aveva veramente tanto, non dico tutto, ma tanto di serie, perché aveva sia gli interni in pelle, tetto apribile elettrico, clima, cruise, insomma non ti faceva desiderare niente di più. Aveva davvero anche tutto quello che serviva per essere, oltre che sportiva, comoda. Con questa seconda serie, Mazda introdusse anche la versione cabriolet. In quel periodo importare auto giapponesi era piuttosto arduo, perché c'erano dei numeri contingentati. Per il tipo e la potenza di auto degli anni 80 e quindi anche primi 90, l'auto era davvero interessante, aveva prestazioni adeguate per una sportiva dell'epoca ed era divertente, quindi acquisì una vasta schiera di ammiratori e di appassionati. Il vero salto di qualità, la terza serie. Sì, perché è con questa serie che i giapponesi trovarono davvero un modo di render l'auto unica, di rendere l'auto bella, di rendere l'auto veramente potente, con questo turbo sequenziale. Quindi erano due piccoli turbo, quindi non uno grande che avesse magari un turbo lag esagerato, invece due piccoli sequenziali che entravano in sintonia col motore rotativo. Quindi cosa facevano? Praticamente quando andavano ai bassi, subito entrava il primo, con poi i gas di scarico risultanti quando si aumentavano i giri. E quindi c'era bisogno di un secondo turbo, appunto, entrava in funzione proprio il secondo, quindi c'era proprio un progressivo aumento di potenza e questo fu veramente un qualcosa di perfetto, qualcosa che trovò su questa vettura davvero la sua essenza, la sua evoluzione finale. Aggiungo, per tutti poi gli smanettoni che ci provarono a mettere mano dopo, perché fu comunque un'auto che si prestava a essere elaborata, tuning, tutto quello che vogliamo, poi ricordiamoci gli anni 90, ecco, io c'ero, non dimentico, tutte le elaborazioni più assurde, dalle punto a arrivare alle auto più costose, e ovviamente la RX-7 era una di queste. Ma chi ci metteva mano, il turbo, non riusciva davvero a variarlo, a farne un qualcosa di migliore. Semplicemente toglievano il doppio turbo e ne mettevano uno più grande. E questo sì, aumentava i cavalli anche in maniera vertiginosa, però rimaneva comunque qualcosa di diverso, appunto un turbo lag sempre latente e comunque si snaturava un pochino quello che era il concetto preso dai giapponesi. Il capo progettista si chiamava Yuichi Sato e un altro designer chiave fu Wan Chang-Chin, che era un artista dell'automobile del Taiwan. Lavorò anche ad altri progetti, come per esempio la Mazda MX-5 Miata, che io ho altrettanto adorato all'epoca e che continua a piacermi, e che tra l'altro, pur essendo davvero un'altra vettura rispetto alla RX-7, un po' la ricorda, soprattutto anche nel frontale, e anche come, diciamo, come filosofia è parecchio simile. Ha motori non esagerati come cilindrata, però è molto leggera e scattante, quindi divertente da guidare. L'MS5 è anche tra l'altro più abbordabile, quindi più volte ci ho pensato, ci ho dato un pensierino per l'acquisto. Questa terza serie aveva due turbocompressori, come abbiamo già detto, l'intercooler aria-aria, una versione europea era arrivata con 239 cavalli, mentre ne aveva 255 in quella giapponese. Ci sono poi altre versioni come la Type R e la Type RS che erano però vendute solo nel mercato interno giapponese, quindi da 99 al 2002 queste qua hanno appunto solcato le strade nipponiche con una potenza dichiarata di circa 280 cavalli. Dichiarata, attenzione, perché avevano questa strana consuetudine nelle case giapponesi dell'epoca di non dichiarare mai più di 300 cavalli, ma in realtà proprio quel motore, per esempio, probabilmente li superava questi 300.
Io sarò un po' nostalgico, però ho questa convinzione. Secondo me i giapponesi, che adoro come popolo, negli anni 90 hanno dato senz'altro il meglio, perché hanno creato una serie di vetture sportive di serie, molto ben riuscite, molto divertenti e soprattutto accessibili al grande pubblico, perché non erano auto troppo costose, non erano costose come Ferrari o altre blasonate, però davvero avevano delle prestazioni che si avvicinavano e a volte addirittura le superavano, senza parlare di quelle oggetto di tuning che diventavano dei veri mostri. La RX-7 FD, quindi la terza serie, era veramente bella. Io l'ho sempre adorata dalla prima volta in cui l'ho vista, poi l'ho rivista nel film Fast and Furious numero 1, alla guida di Toretto, e qui abbiamo una diapositiva, eccola qua, dopo magari ve la faccio vedere meglio. Questa qua è veramente un'icona di stile, è una macchina che solo a vederla ti dà tutto quello che ti deve dare un'auto, quindi ti trasmette la sensazione di essere sportiva, aggressiva, bella, elegante e poi anche con la giusta dose di tamarrità. Quindi, bravi giapponesi, a livello estetico ci avete preso totalmente, è una macchina intramontabile, ma anche sotto il cofano, come abbiamo accennato prima, non era da meno. Oltre ad avere questi due turbo sequenziali, aveva questo 1.3 che sembra un motore piccolino, però essendo col birotore, quindi questo sistema rotativo, aveva una fluidità e una capacità di erogare potenza superiore a un 1.3 dell'epoca. E infatti si può vedere che questa macchina davvero poteva dare, come dicono in Fast and Furious, una pista a tantissime molto più grandi, con motori molto molto più sovradimensionati. Gli interni, beh, che dire, era una sportiva giapponese anni 90, quindi tanta plastica, però anche una discreta qualità negli assemblaggi e uno spazio tutto sommato discreto. Anche il portellone dietro consentiva comunque un'apertura soddisfacente e un po' di carico riuscivi a caricarcelo, appunto. Questa terza serie ha resistito oltre una decina d'anni, dalla presentazione del 91. Comunque ha visto davvero una decina d'anni, quindi fino al 2002, la sua produzione, la sua commercializzazione. Ha avuto ovviamente vari restyling, quindi prima aveva i fari a scomparsa, poi di nuovo quelli normali. Non ha avuto nessuna versione cabrio questa terza serie. Ragazzi, parliamoci chiaro, trovare oggi usata una RX-7 in Italia è veramente cosa ardua. Sì, perché ho provato anch'io a cercarla, ma se ne trovano pochissime, principalmente seconda serie cabrio, e tutto il resto potrebbe essere un'incognita, cose super elaborate oppure guida a destra, per cui per me è sicuramente poco comoda. Io non sono a livelli di guida sportiva di Toretto, quindi senz'altro preferirei una guida normale, per me più consueta. Abbiamo parlato del motore Wankel. Sì, ma questo motore come funziona? Allora, intanto abbiamo detto che è un motore a combustione interna rotativo, quindi c'è un pistone che non si muove in modo rettilineo, ma ruota intorno a un asse, che è una specie di motore fatto a triangolo con tre camere di scoppio. E diversamente da quelli classici, con i cilindri in linea, qua così abbiamo una sensazione di movimento più fluida. Per farla breve, davvero anche un motore più piccolo come un 1.3 può diventare una bella belva. Un po' di storia del motore Wankel. Allora, intanto fu presentato da Felix Wankel o Wankel nel 1957, grazie alla collaborazione con il dottor Freude, capo dei tecnici della NSU, che apportò modifiche sostanziali al progetto iniziale del motore. La prima vettura azionata da motore Wankel, questo è interessante, fu nel 63 la NSU Spider, quindi questa è una curiosità che volete raccontare agli amici. E questo monorotore aveva una cilindrata di soli 498 cm cubici, però sviluppava una potenza di tutto rispetto, sia per l'epoca che per la cilindrata, di 50 cavalli e spingeva l'auto oltre i 150 all'ora, insomma niente male per un motorino così piccolino. Aperta parentesi, parliamo adesso di una particolare Mazda RX-7, quella Veilside. Intanto Veilside chi è? È un'azienda giapponese che opera nel settore del post vendite automobilistico e nel tuning. La più famosa per me di tutte tra le RX-7 Veilside è quella guidata da Han in Fast and Furious 3 Tokyo Drift, che è quella, se vi ricordate, arancione e nera, che tra l'altro è quella della sua presunta morte, quando lui la guidava e si ribalta e poi esplode. E vabbè, poi non voglio spoilerare. Quindi questa Veilside in sostanza è un'azienda che ha preso una Mazda RX-7 e ha creato un kit per farla diventare ancora più aggressiva, sostanzialmente quasi un'altra vettura all'occhio.
Velside è un'azienda fondata nel 90 da Yokomaku Hiranao. È stata fondata a Shimotsuma, che era un sobborgo di Tsukuba, nei pressi del circuito automobilistico omonimo. Il nome dell'azienda arriva dalla traduzione di lingua inglese del fondatore, e infatti Yoko significa lato e Maku significa velo. Appunto diventa Side e Veil, quindi poi invertite per rendersi Velside. Alcuni kit Velside sono diventati anche veramente famosi grazie a film, ma non solo. Parliamo per esempio di Toyota Supra, appunto Mazda RX-7, ma anche Subaru Impreza, la Mitsubishi FTO e la Nissan Skyline GTR. Mazda ha iniziato anche a gareggiare con la RX-7 nella serie IMSA GTU. Nel 79, che era il suo primo anno, si sono classificate prima e seconda, due vetture di questo tipo, alla 24 ore di Daytona e hanno conquistato anche il campionato della serie GTU. Un'auto che continuava a vincere, davvero conquistava campionato GTU per, pensate, addirittura 7 anni di fila. Questa RX-7 ha vinto anche il campionato GTO per 10 anni consecutivi dal 1982. La RX-7, pensate, ha vinto più gare IMSA di qualsiasi altro modello di auto. Anche alla 24 ore di Spa la RX-7 si è comportata bene e ce n'erano 3, pensate, iscritte nell'81. E c'era questo team che si chiamava Walking Show Racing e battagliava di brutto con la BMW 530IS Ford Capri. Però la RX-7 guidata da Pierre Dieudonné e Tom Wilkinshaw ha vinto l'evento. Alan Moffat è stato determinante nel portare la Mazda nella scena delle auto da turismo australiana, che ha rispettato i regolamenti del gruppo C, gli unici in Australia. E 4 anni dall'81 in cui Moffat ha appunto vinto, per esempio nell'83, l'Australian Touring Car Championship e poi anche un trio di podi a Bathurst 1000 nell'81. Ha vinto anche il titolo di Endurance nell'82 e nell'84, sempre in Australia. Se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti e mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Se lasci un like, mi fa piacere. Mi raccomando, ricorda, più press, meno stress.